Buongiorno, benvenuti o bentornati in un nuovo daily vlog. C'è sempre sta sedia qua, niente da fare. E adesso comincio subito a fare i miei giri. Ieri alla fine sono andata a dormire prestissimo e ho recuperato un po' le mie ore di sonno perse. Adesso ho fatto colazione, erano quasi le 10 e devo andare a fare un po' di giri. A finire di spedire i pacchetti, comprare lo scotch per i pacchi perché mi è finito. E poi in realtà volevo andare da Primark a vedere se c'era qualcosa di nuovo. Vi racconto questa cosa curiosa e affascinante. Non so se vi ricordate, io ho un iPad mini che praticamente utilizzo solo e soltanto quando viaggio per vederci Netflix, eccetera, eccetera, che è questo qua. Il problema è che sto iPad, il cavolo, sarà che non lo accendo mai, sarà che comunque non è proprio recentissimo, ma non mi ricordo neanche. Che versione è questa qui? Forse uno dei primi, sicuramente. Va scatti, va lentissimo. E quindi ne volevo prendere un altro. Solo che devo andare a vedere in negozio quali ci sono. Perché mi piacerebbe prendere quello che ha la pennina e tutto. Però non lo so. Comunque è parecchio costoso anche quello. Quindi staremo a vedere. Insomma, devo fare un po' di questi giri. E poi forse oggi riuscirò a rifarmi queste benedette unghie, forse. Ok, sono andata a consegnare i pacchetti. Alla fine, adesso sto andando a prendere il nastro. Poi ho deciso che vi porto a mangiare la mia poke preferita. Ve la faccio vedere. Anche perché oggi me la sono meritata. Come ogni sabato mattina, mando il peso alla nutrizionista. Quasi 1 chilo questa settimana. Sentite la canzone che c'è qua dentro? Vabbè, comunque. Sto prendendo un po' di cose, qua i pacchettini, un po' di cose viola, questo per la nuova carta d'identità. Ok, ho trovato tutto quello che mi serviva, quindi adesso prima di tutto metto le carte qua. Io avevo appunto la carta d'identità, quella cartacea ancora, quindi avevo questo portadocumenti. Adesso che ovviamente ho questa nuova, si merita anche il suo nuovo portacarta, insomma. Dall'altra parte, visto che c'ha due taschine, ci metto la tessera sanitaria, le metto insieme alla patente. Vi farei vedere che cosa ho nella tasca del portafoglio, ma non so se magari verrò giudicata. Comunque, la mia patente, che è praticamente inutile perché è una foto buia, che non so neanche chi sia. Poi, vabbè, c'è mio nonnino. Detto ciò, mettiamo tutto qua dentro. Quindi adesso vado al centro commerciale perché volevo appunto passare da Primark. Più che altro voglio vedere se hanno delle magliette a collo alto, tipo quella che avevo ieri, avete presente? Perché le adoro, però quella di ieri è l'unica che mi sta bene, però c'ha tipo un buco così grande qua. Poi mi fiondò sulla mia poké. Pieno qua per l'ora di pranzo, eh? Questo tra l'altro è il cinema, quello con la sala con la figa, con le poltrone comode. Cioè, guardate, siete tutti qua a mangiare oggi, vedo. Tutto ciò deve arrivare qua. Con la mia super poke, guardate se non è bellissima. Io ci metto sempre gli edamame, pomodori, cipolla rossa, cipolla questa croccante, salmone marinato, spicy mayo e avocado. Se mi vedete bene così sicuramente non si sentirà granché. Guardate quanto è bella! Io sono team mischia tutto quello che puoi mischiare e mangia tutto quello che puoi mangiare. Hanno alzato un po' i prezzi ultimamente perché prima non era così costosa, cioè ho pagato quasi 14 euro ed era bol piccola. Consiglio di farvi la tesserina. Quando arrivate tipo a 10 bol poi una ve ne regalano. Vedete, oggi io sono arrivata a 10 e la prossima volta una me la regalano. E questa è la mia poke girata. Allora, sono da Primark, in realtà non è che abbia trovato così tante cose, o meglio, ci sono cose carine, ma non che comprerei, ecco. Quindi ho visto questa magliettina, più che altro perché volevo una magliettina di questo marrone cioccolato, quindi voglio vedere come sta. Siamo un po' qui in giardino. Chi vuoi? Eccola!
Eccola che arriva. Mi stava ballando in testa la malsanissima idea di fargli il bagno. Dico malsanissima perché se fosse un cane solo capite bene che è più semplice. Quanti giorni è che dico che mi voglio sistemare le unghie e non so mai se riesco a farlo. Però in realtà mi sa adesso mi metto e controllo giusto il video che ho messo prima a caricare, che non ho capito perché non si è caricato. Poi credo mi verrò a fare le unghie e come sempre insomma vi faccio un po' vedere quello che faccio. Anche se stavolta in realtà volevo fare solo il semi permanente, niente di che, perché tanto poi tipo fine marzo ho l'appuntamento per rifarle. In realtà mi è arrivato questo kit di Astra da qualche giorno e volevo vedere se era valido, perché vedete ci sono tutte le cose. Il problema è che non c'è il colore, che lo volevo fare nere, però magari riesco a metterne un altro. Poi c'è anche il remover, vedete qua come rimuovere. E in teoria, ecco, dovrebbe essere questo. Quindi, boh, credo lo proverò. Ok, ho preparato tutte le unghie. Adesso provo a mettere tutte queste robine. Quindi nail prep, poi c'è il bond e il base coat. Quindi prima nail prep. Mi piace perché c'è un bel pennellone largo. Poi far asciugare 10 secondi e ultra bond. C'è scritto fate attenzione a non toccare le cuticole. Dopodiché asciugare 30 secondi. Base coat in lampada per 60 secondi. Come colore ho messo questo qui di Passione Unghie. E questo è il risultato. Molto carine, almeno sistemate. Poi ovviamente ho usato il top coat. 120 secondi in lampada, ok. Almeno un minuto lasciare asciugare all'aria. E poi sgrassare con il cleanser. Ai, si stai facendo un po' i capricci, eh? Per fare quella pappa, forza un po'. Comunque, unghie finite. Il kit è un sacco carino. Ho usato tutti i prodottini tranne il colore nero, appunto. Poi qui dovevo stare attenta perché avendo fatto il laser la zona è ancora un po' particolare. Ma era una vita che non li facevo nere. Guardate che belli i miei due mignoli, sono completamente diversi. Ma va bene, va tutto ok. Tra l'altro stasera mi devo anche lavare i capelli. Però almeno mi sono tolta questo pensiero delle unghie. Sto vedendo c'è posta per te. Non pensavo che sarei finita così. Nel senso, alcune storie, raga, sono pesantissime. Però sono cose che esistono, sono cose che capitano. Devo ancora andarmi a lavare i capelli. Devo assolutamente farlo adesso. Perché non so voi, ma ovviamente penso sia una cosa che facciamo tutte noi ragazze. Ci programmiamo la vita in base a quando lavare i capelli. Cioè, non è il contrario, capite? E visto che io appunto devo partire mercoledì, li devo poi lavare martedì. Quindi che senso ha lavarli oggi che è sabato? Sentite, se no faccio così. Li lavo domani. Tanto nel senso non me li vede nessuno adesso, no? Lunedì, martedì, mercoledì. Poi me li rilavo mentre sono lì da Alessia. Ma sentite, li lavo stasera. Poi vediamo. Anche oggi siamo giunti alla fine di questa giornata. Ho fatto la mia skincare. Finalmente mi sono lavata questi capelli. Quindi per oggi appunto vi do la buonanotte. Noi ci sentiamo sicuramente domani e io vi aspetto qui.